Ben ritrovati, cari massivi e massive, in una delle rubriche più apprezzate di MMO.it, i migliori free-to-play dell'anno. Dopo aver dilapidato i propri risparmi sull'abbonamento di World of Warcraft e su quella bellissima cavalcatura di Final Fantasy XIV, il massivo medio si ritrova con il portafoglio svuotato ma ancora desideroso di nuovi giochi su cui spendere ore. Fortunatamente noi di MMO.it abbiamo pensato a voi, proponendovi i titoli free-to-play che ci sono piaciuti di più quest'anno, senza che siano per forza degli MMO. Attenzione, se manca il vostro gioco preferito, prima di arrabbiarvi recuperate le nostre precedenti liste in descrizione. Inoltre, per contratto sono costretto a dirvi che dovete mettere like al video, di followarci, e se poi volete seguirci su tutti i social, insomma, ci fareste un enorme piacere con tutte queste classiche cose da canali YouTube e influencing vario. Ok, va bene, possiamo incominciare. Throne and Liberty. Non potevamo non iniziare dall'MMO più atteso dell'anno, fonte di una delle polemiche più grandi dell'ultimo periodo, che sicuramente ha fatto molto parlare di sé. Throne and Liberty è un MMORPG open world realizzato in Unreal Engine 4, sviluppato da NCSoft e pubblicato qui in Occidente da Amazon Games. Nonostante sia un MMO coreano incentrato principalmente sul PvP di massa, ha dimostrato di avere un comparto PvE che ha saputo intrattenerci per ore, con dungeon ben costruiti e boss fight impegnative. Graficamente incredibile e ben ottimizzato, Throne and Liberty ci ha ricordato i vecchi tempi su Lineage 2, anche grazie alle dinamiche PvP gilda contro gilda. Il gioco si è pure dimostrato più onesto del previsto, anche se ovviamente i vantaggi per chi spende sono notevoli. Tuttavia è possibile giocare senza mai mettere mano al portafogli, al netto di una progressione più lenta. Se siete alla ricerca di un vero MMO da giocare con gli amici, vi consigliamo di dargli una possibilità. Noi ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi e stiamo continuando a nerdarci con grande gusto. Lo trovate su Steam, PlayStation 5 ed Xbox Series XS. Segnaliamo che il gioco non è tradotto in italiano, ma su PC esiste una traduzione amatoriale a cura di Language Pack Italia. Legends of Runeterra. Il mondo di League of Legends è stato riportato in diversi medium e generi videoludici, tra cui anche un gioco di carte collezionabili, Legends of Runeterra. Il titolo, sviluppato da Riot Games e pubblicato nel 2020, continua tuttora a macinare numeri e ad essere super apprezzato dalla community. Legends of Runeterra prende le meccaniche base di Hearthstone e le rielabora, risultando un prodotto sensibilmente diverso. L'obiettivo è quello di infliggere 20 danni al Nexus avversario, vincendo così la partita. Come nella maggior parte dei giochi di carte online, utilizzando i frammenti potrete creare le carte senza dover aspettare di pullarle in un pacchetto. Ogni carta e ogni eroe viene direttamente dall'universo di League of Legends e, come quest'ultimo, viene costantemente aggiornato con nuove stagioni e nuovi contenuti. Rispetto agli altri trading card games, Legends of Runeterra è ritenuto molto onesto a livello di monetizzazione, proponendo un free-to-play nel quale è possibile sbloccare tutto ciò che serve senza sborsare un soldo. Ovviamente creare un mazzo potente e variegato richiede tempo, denaro e fortuna, ma con un po' di pazienza si può ottenere tutto. Per fortuna le carte di nullo valore sono inferiori di numero, cosa che riduce parecchio l'RNG. Il meta, ritenuto piuttosto bilanciato e piacevole dalla community, fa sì che anche a livello di puro gameplay, Legends of Runeterra possa essere un titolo interessante per gli amanti dei giochi di carte o semplicemente dell'universo di Riot. Se volete provare qualcosa di nuovo, questo gioco vi porterà una boccata d'aria fresca. Inoltre è disponibile sia su PC che Android e iOS, con tanto di crossplay e cross-save, ideale per giocare ovunque voi siate. Il titolo è interamente tradotto in italiano. Battle for Wesnoth. Con questo gioco vi vogliamo sorprendere. Quanti di voi conoscono Battle for Wesnoth? Se siete tra i pochi che hanno alzato la mano, complimenti per la vostra cultura videoludica. Per gli altri, siamo qui per illuminarvi. Battle for Wesnoth è un gioco di strategia open source a turni. Presenta sia modalità single player che multiplayer online locale. Lo stile di gioco ricorda i vecchi Might and Magic, con mappa divisa in griglie esagonali, edifici da conquistare, diverse unità con i loro punti di forza e debolezza, unità eroiche, svariate fazioni e razze e tutto ciò che si può desiderare da un'ambientazione high fantasy. Come già detto, Battle for Wesnoth è un progetto open source, quindi chiunque può dare il proprio contributo. Nonostante sia uscito nel 2003, viene ancora aggiornato e presenta decine di campagne single player più tutti i contenuti creati dalla community. Essendo graficamente molto minimale, gira su praticamente qualsiasi dispositivo ed è anche sottotitolato in italiano. È disponibile su Steam, Linux, Mac e persino su iOS e Android. Infine, è bene precisare che è totalmente gratuito, quindi non troverete alcuna microtransazione. Scusate se è poco. Pokémon Unite.
Probabilmente se qualche anno fa ci avessero detto che sarebbe uscito League of Legends, ma con i Pokémon, avremmo riso in faccia al nostro interlocutore. Ma quando Team Studio Group l'ha rilasciato nel 2021, non sapevamo bene cosa aspettarci. Il titolo si è rivelato un MOBA divertente, seppur semplificato, con profonde differenze rispetto ai titoli a cui si è ispirato. Innanzitutto, non ci sono minion e torri da distruggere. Sconfiggendo gli avversari e i Pokémon selvatici, si riceveranno delle sfere che andranno lanciate in apposite zone, in modo da segnare il punto. Inoltre, gli equipaggiamenti andranno selezionati prima della partita e non è presente un sistema di mana. Come in tutti i titoli di questo genere, con la valuta reale si possono acquistare nuovi personaggi e vestiario, oltre che oggetti per potenziare gli strumenti equipaggiabili, fatto che sposta l'asticella verso il pay to win, anche se fortunatamente i vantaggi sono limitati. Ovviamente ai livelli più alti la progressione diventa estremamente più lenta. In ogni caso, le brevi partite da 10 minuti e le meccaniche semplici lo rendono il titolo perfetto da giocare durante le pause. Il carisma del franchise e i costanti aggiornamenti lo possono rendere appetibile anche a chi non mastica il genere. Pokémon Unite è disponibile sia su mobile che su Nintendo Switch. Se amate i mostriciattoli tascabili di Nintendo, provate a dargli una possibilità nel tempo libero. Counter-Strike 2. Probabilmente l'FPS tattico per antonomasia e conosciuto da tutti. Allora perché ricordarvelo? Beh, in primis perché non se ne parla mai abbastanza e poi perché l'anno scorso Valve ha rilasciato un mega aggiornamento per il gioco, tanto da rinominarlo Counter-Strike 2. In questa formula i giocatori sono divisi in due squadre, terroristi e antiterroristi. Un team deve innescare la bomba e l'altro disinnescarla. A metà partita le due squadre si invertono e alla fine chi avrà vinto più round sarà il vincitore. Counter-Strike richiede una buona coordinazione e comunicazione con i compagni di squadra. Il time to kill è ridotto e sa essere estremamente frustrante, ma può dare anche un sacco di soddisfazione quando si riesce a vincere dopo un lavoro di squadra ben fatto. Se non vi piace la modalità standard, sono presenti modalità alternative su cui passare il tempo senza subire la pressione di dover salire di rango. Rispetto al gioco originale, ci sono state varie migliorie, come ad esempio una veste grafica rinnovata, nuove animazioni, nuovi effetti sonori, una fisica del fumo migliorata e un nuovo sistema di illuminazione grazie all'uso dell'Engine Source 2. Ovviamente non può mancare uno shop interno, ma è prettamente estetico, pertanto non avrete alcun tipo di svantaggio giocando senza spendere neanche un centesimo. Se per qualche motivo non avete mai giocato a Counter-Strike in vita vostra, questa nuova versione potrebbe essere la vostra occasione. Lo trovate su PC via Steam. Let It Die. Chiudiamo con un titolo ingiustamente passato in sordina. Let It Die è uscito originariamente su PlayStation 4 nel 2016 per poi uscire 2 anni dopo su Steam, senza venir citato da praticamente nessuno. Nel gioco interpreteremo un cadavere mandato da una strana versione del tristo mietitore, chiamata Zio Morte, a scalare i piani di una torre al fine di sconfiggere mostri e raccogliere loot sempre migliore. Il gioco combina il combattimento in stile Souls a meccaniche roguelike, pertanto alla morte perderete praticamente tutto l'equipaggiamento. Il gameplay loop, morte, rinascita, miglioramento, è assuefacente. Inoltre, il sistema free-to-play è abbastanza onesto, permettendo di finire il gioco senza dover spendere un centesimo. Let It Die è un titolo single player, anche se è presente una componente multiplayer asincrona. Di tanto in tanto troverete i cadaveri degli altri giocatori e, sconfiggendoli, potrete acquisire il loro equipaggiamento. Non si tratta certamente di un capolavoro, ma è sufficientemente divertente da intrattenere a lungo e rappresenta la perfetta pausa tra un AAA e l'altro. Inoltre, è tradotto anche in italiano. Abbiamo detto che stavamo chiudendo? Beh, abbiamo mentito, perché abbiamo un ultimo titolo per voi, signore e signori, e si tratta di Scarabeo, da giocare comodamente su Discord. Vi sentite dei novelli Silvano Rogi e i vostri amici sono la signora Bollini? Potete passare le vostre serate tra una sparatoria e un raid, giocando amichevolmente a Scarabeo tramite Discord. Divertimento e litigate in questo gioco sono assicurati mentre premerete i tasti a caso sulla tastiera cercando di inventarvi parole mai sentite prima. Bene, e anche per quest'anno è davvero tutto. Ci rivediamo presto con un nuovo video speciale. Se avete giocato questi titoli o avete altri consigli, fatecelo sapere nei commenti. Noi intanto vi auguriamo buon divertimento e ricordate sempre di seguirci su tutti i nostri social. Siete dei grandi e mi raccomando, rimanete sempre connessi, aggiornati, massivi!